Una gara dall'esito abbastanza scontato, visto il continuo ripetersi, parliamo ovviamente del Lecce, di preoccupanti lacune offensive. Il resto della squadra regge finché può, quindi passati in svantaggio i salentini non riescono più a risalire la corrente. Primo gol al 36esimo, arriva su una splendida punizione di Policano, forse deviata dalla barriera. Al 45esimo i Granata raddoppiano, c'è questa gran volata di Roberto Policano, l'impeccabile arresto, il corto passaggio a Miller che mette in rete. Al 12esimo della ripresa Lentini non conclude come dovrebbe un suo ottimo spunto in contropiede, il tiro è bloccato da Zunico. Si vede finalmente il Lecce in attacco al 20esimo, da Moriero a Pasculli che fa proseguire Virdis. Sull'attaccante del Lecce sciabalanga Marchegiani, i salentini chiedono il rigore, per l'arbitro è solo calcio d'angolo. Ultima emozione di rilievo al 28esimo, c'è una pregevole manovra offensiva del Torino che Scoro conclude con un secco tiro ben deviato da Zunico. E adesso Franco Costa dagli spogliatoi. Questa condizione consente al Torino di creare palli gol, di andare in gol come oggi, che è una partita difficile da sbloccare, no? Direi. Sì, l'ho detto in precedenza, una volta che siamo passati in vantaggio fortunatamente sulla punizione, per noi è stato tutto più facile, perché come ben sappiamo il Torino gioca meglio in contropiede con degli spazi larghi, avendo Scoro, Lentini e Miller, tre attaccanti molto veloci, quindi sull'1-0 il Lecce si è buttato un pochino in avanti, noi siamo stati bravi a colpirli in contropiede.